23esima giornata in Serie A, gara tra Antidomo e squadra di calcetto, due ex squadre con ex atleti. Inquadriamo subito il piacevole innesto, l'ex punta di diamante della squadra di calcetto Alessandro Uomo, che prende palla qui. Ricordiamo il tradimento a capitano Mario Barbieri dopo essere passato alla squadra di quelli del Vannella. Adesso rinforza di nuovo le fila dei ragazzi maglia bianca quest'oggi, che mantengono il possesso. La smistata da Artina sulla sinistra, dentro. Ma l'ha rubata la Gullo! Gullo sotto misura! La soffia a somma, che si è addormentato, non riesce a beffare Artina. Attenzione, recupera Esposito, palla ceduta a Di Maio, riesce a superare Barbieri, poi calcia, Artina ci mette una pezza. Esposito, un assist per Giovani che non controlla con l'ascella, poi cade. Mario! Un attimo, un attimo! Aspetta! Si è incastrato. Sorbo, la palla giocata per Di Maio, non lo chiude nessuno, arriva la rete! Di Gullo, ed è 1-0 per gli Antidomo. Dal passaggio da calcio di punizione, non perdona Gullino. C'è la percussione di Artina, palla ceduta Olmo al destro, benissimo Prodon. Mario. Destro di somma, la traversa, poi palla sparata alle stelle. Il tiro e la rete di Olmo, che subito timbra il cartellino con la squadra di calcetto, che fa 1-1. Ancora la calcio piazzata. E la rete ancora di Olmo. Il gol del 2-1, rimonta completata dalla squadra di calcetto. Sfruttano un momento di dormita generale degli Antidomo. Oh, è 1-25, è così. La stessa ultima. Il tiro! Insomma, mette anche la sua firma questo 3-1. Babà impotente di fronte al tiro ravvicinato di Luciano Sud. Che giocano contro una squadra che si chiama la Gang del Bosco. Non ho capito, 4, 5. Palla dentro a Di Maio! La deve solo appoggiare. Bella la cavalcata e l'assist di Giovani sulla sinistra. 3-2, ci credono adesso i ragazzi dell'Antidomo. Anche se la Landa verrà a fare la guerra. Che stop! Il tiro! Prodomo! Allora resta lì. Di Maio! Sorbo! La palla è buona, non c'è gamba tesa. La parte di Di Maio e Sorbo ci mette la firma, pareggio. Riconquistato 3-3 Antidomo. Su Burdello. Oh, Oka!
Bravo Luciano! Cioè, praticamente le ha ribaltate. Sì, intanto Giovani ha ripreso palla e l'ha anche ripersa. Torino, Prodomo killer. Allora, Olmo, incrocio dei pali per lui. E non è tutto il fatto. Ma loro sono la nuova squadra del torneo. No, non è tutto il fatto. E finisce così il primo tempo sul 3-3. Antidomo, squadra di calcio. Che non sono forti. Si riparte dal 3-3 fra squadra di calcetto e gli uomini dell'Antidomo. Una partita sicuramente combattutissima. Attenzione! Subito Babigno, che si è infortunato, ha rilevato Prodomo nel ruolo di estremo difensore. Attenzione, Olmo l'attacca. Prodomo sta comunque in porta, guardatelo. Io che sono sempre venuto da quando lavoro qua, sono sempre venuto. Sì, vabbè. È la rete di Olmo, si gira e calcia con mancino. Tripletta di Olmo ed è 4-3. Abbiamo il vantaggio. Mamma mia! Quella è una vecchia preda di penso si era quasi innamorato. Attenzione, Giovani, sono a tiro. Giovani! Giovani ancora! Non va. Giovani di testa! È un assist per Decimo che per poco sfiora la rete. Insomma, verticalizza verso Olmo il tocco per Barbieri. Questa volta arriva la parata incredibile di Babigno. Decimo regala palla a Somma, incomprensibile. Allora Olmo sulla sinistra rientra. Somma, tripla finta. Somma, ancora Esposito, gli dice di no. Ma questo è un chiaro. Non c'è più. No, infatti. C'è il bonus a un certo punto di fatto. Olmo, la traversa. Papà, la tocchi, papà. Bianca, grazie. E arriva la rete. Ancora Olmo, 5-3. Poker di Olmo. Il tiro di Barbieri. Mamma mia, golazo di Capitan Barbieri. Buongiorno Simone Maiorano. 6-3, ormai partita chiusa. Sono giovani! Tiro fuori un soffio. Se si fa pure il difensore scivolato, già riesce. Ma più difensore si fa scivolato così. Olmo. La somma se lo divora, incredibile. Lo sapevo, l'ho ripresa. Certamente, no, l'ho ripresa. Il pallo non il secondo. Palla regala Barbieri. C'è Olmo sulla sua, viene servita adesso. Olmo zona tiro. Olmo la gonfia ancora. 7-3, squadra di calcetto. Olmo, bello il numero d'anni giovani. Olmo ancora, se ne va sulla destra. Palo, è entrata secondo l'arbitro ed è 8-3. Allora firma ancora Alessandro Olmo, indemoniato. Olmo, il passaggio ad Arcina, anche lui alle stelle. Quando vuole fare assist i compagni sprecano miseramente, da metri zero. Calcio di punizione, finisce così sul 8-3 per la squadra di calcetto, la vittoria dei ragazzi di Barbieri. Andiamo dal Super Olmo, che al ritorno subito si merita questa palma del migliore in campo. Eccoci con il ritorno di Olmo, premiato migliore in campo, accompagnato da Somma, il migliore e il peggiore, si può dire. Tutto bene, raccontaci un po' questa partita. Ma è stata una bella partita, combattuta fino al 3-3, poi dopo abbiamo messo il largo. Combattuta di che? Poteva essere molto più... Senza portiere, con Paolo terzino. Ho provato a farlo male in tutti grande, grande difensore, consiglio cambio di ruolo. Sì. Comunque poteva finire molto di più se non c'era in campo lui, potevamo giocare anche in 5 forse era meglio. Senti Ale, il mio ritorno per te quest'oggi, quanto tempo mancava al torneo? Parecchio. Avevo ancora questa parte di capelli. Ma sono cresciuto. Disponibili. Senti, Barbieri ti ha dato fiducia, l'hai ricompensato, qualche altra volta potrai dare sostegno? Beh, certo. Spero di fare il mio meglio. Certo. Io cerco di fare il possibile. Prodomo, ecco, nella ripresa. Guarda qua che chioma! Il prima lui, e il dopo! Lui è il testimone! E il fu! Così! Fino all'ultimo ci ho provato!